i nostri ragazzi considerano l'acquisto di merce contraffatta come un atto normale, cioè danno al reato di contraffazione un'accezione molto leggera. Oltre il 74% dei giovani acquista merce contraffatta, soprattutto articoli di abbigliamento, accessori in pelle, CD e DVD. È il dato che emerge da un'indagine condotta tra i giovani della capitale e dal Censis su incarico della Direzione per la lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico e presentata al Castel dell'Ovo agli studenti delle scuole di Napoli e provincia. L'impresa della contraffazione fattura 6 miliardi e 900 milioni di euro, è una grande impresa. Ancora, se la merce contraffatta fosse portata sui canali legali avremmo 110.000 posti di lavoro. I nostri mariti, i nostri fratelli, i nostri figli potrebbero avere una chance in più. Non si può più pensare che è un reato di serie B. Uno degli aspetti più preoccupanti del fenomeno è che il pubblico giovanile non ne percepisce appieno la gravità e ritiene la contraffazione un illecito socialmente accettabile. Contraffazione è malaffare perché sfruttamento, malaffare perché collegamento con reti criminali, malaffare perché inquinamento dell'ambiente. Da questo punto di vista noi come comune intendiamo operare il più possibile per stroncare questo fenomeno. Contemporaneamente vogliamo anche costruire quella rete culturale che faccia sì che contraffazione e malaffare venga vissuto davvero come un elemento negativo a livello diffuso. Prima della repressione è importante dunque informare e sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti negativi della contraffazione per il mercato del lavoro e per la salute e promuovere un consumo consapevole e responsabile nel rispetto della legalità. Non ci si rende conto di due cose, i giovani questo dovrebbero capire: uno, della pericolosità in sé anche di tante cose contraffatte, dai profumi alla piccola bigiotteria che potrebbe portare come porta irritazioni perché fatto di materiale molto scadente, e in più l'altro tema è di che cosa si provoca comprando le cose contraffatte, perché si brucia la possibilità di trovare lavoro, si brucia la possibilità anche di difendere la creatività, l'inventività di chi giustamente fa musica o inventa un prodotto o disegna un pezzo di abbigliamento. Importante innanzitutto l'informazione, perché dietro alla contraffazione c'è la tutela alla salute che bisogna garantire, perché un prodotto contraffatto è nocivo, spesso c'è anche la criminalità organizzata, quindi non è solo l'ultima catena che gestisce la contraffazione. Poi noi che parliamo tanto di Made in Naples, è importante che a Napoli sia salvaguardato l'artigianato, il commercio, la produzione nostrana, e quindi grande attenzione alla lotta all'abusivismo e alla contraffazione. Bene questa iniziativa che mette insieme tutela del marchio, legalità e giovani.